quanto amano questi ragazzi, 24-20, 4 match point, viene te. L'Italia è campione del mondo, la bella Italia, la bella Italia, la bella Italia è campione del mondo per la quarta volta nella storia, dopo 24 anni, la bella Italia spavalda, giovane, talentuosa, folle, vince il mondiale, dopo l'europeo, arriva il mondiale per questa grande Italia, la generazione fantastica di questi ragazzi giovani, la meglio gioventù, ragazzi, ve lo siete meritato, è tutto vostro e un pezzo è per noi e per tutti i nostri azzurri. Grande Italia. Andrea, lascio la parola a te. È inutile nascondere l'emozione, la gioia, è un sogno che vi regalano questi ragazzi, cari amici italiani. Questa è la nostra pallavolo, questo è il nostro mondo, questi sono ragazzi che in maniera molto umile hanno deciso di cambiare completamente il loro modo di stare insieme, non giocando per i cognomi, ma giocando per la maglia, per l'Italia, per lo scudetto, e hanno portato avanti un percorso unico, giocando una partita alla volta con Ferdinando De Giorgi, che era della generazione di minatori che hanno minato uno stereotipo. Lui, bravi loro. Era in campo nell'ultimo mondiale vinto dall'Italia, cioè era con quella squadra che nel 98 vinse l'ultimo titolo. Era una grande emozione, sì. Andrea, sono contento che ci sia tu al mio fianco in questa avventura. Abbiamo passato tanti anni difficili con la nazionale e questo oro non arrivava, e nel giro di pochi mesi, pensate, da settembre oggi non è passato neanche un anno e l'Italia è diventata prima campione d'Europa e adesso campione del mondo, 4 titoli alla nazionale escludendo l'Unione Sovietica che ha vinto di più nel mondiale, 4 titoli, e siamo tornati dopo 24 anni no ad accontentarci della medaglia d'argento, ci siamo presi l'oro, come diceva ieri il nostro grande opposto Yuri Romanov. Non abbiamo mai perso una partita, mai perso la bussola, mai perso la fiducia, ma soprattutto ritrovato con i giocatori che hanno giocato per aiutarci. Ma devo spendere due parole, la prima per il capitano Simone Giannelli, il vero capitano, finalmente gli hanno restituito i gradi, non li ha mai abbandonati.